Buonasera carissimi fratelli e sorelle, carissime famiglie, carissime comunità ecclesiale e civile di Biancavilla. Stasera vorrei dedicare questa puntata di catechesi, più che fare una catechesi, un ricordo doveroso del nostro carissimo padre Nino Tomasello. Proprio stamattina alle ore 7 del mattino circa, a 68 anni, si spegneva serenamente nel Signore Nino Tomasello, sacerdote. Credo che sia opportuno invitare alla preghiera. Sappiamo tutti come padre Tomasello ha lasciato un segno forte nei cuori di ciascuno di noi. Le comunità ecclesiali, parrocchiali, dove lui ha esercitato il ministero, prima come viceparroco per tantissimi anni sotto la guida paterna di padre Greco, poi per tantissimi anni parroco a Cristo Re, poi è stato prevosto qui nella Basilica, poi è stato parroco a Paternò nella parrocchia Santissimo Salvatore, per poi essere trasferito qui a Biancavilla, dove da qualche anno esercitava il ministero come parroco della parrocchia Annunziata. Sia le comunità ecclesiali, sia le comunità civili, ecco, possiamo dire che dove padre Nino ha esercitato, dove è stato presente, ha lasciato un segno forte di se stesso. Il mio intento è quello di ricordarlo come confratello. Fa senso quando muore qualcuno nella famiglia che le persone vengono a fare i condogli, chiedono, ecco, preghiera, chiedono momenti di avvicinamento, di solidarietà. E stamattina tanti fedeli dicevano: per voi sacerdoti dobbiamo fare le condoglianze perché è morto uno dei vostri cari confratelli. Ed è vero, è proprio così. L'unità del presbiterio, il presbiterio è un corpo. Quando in questo corpo c'è una parte che è ferita, una parte che è malata, una parte che viene persa, tutto il corpo sente questo dolore. Il presbiterio è unito attorno a questa perdita. Certamente perdiamo una persona tanto cara e valida, ma soprattutto un pastore secondo il cuore di Gesù. Il mio intento è quello di ricordarlo da confratello. Ci lega il sacramento dell'ordine ricevuto e il ministero condiviso. In forza di questo unico sacramento, che è il sacramento dell'ordine, siamo legati in un mistero di comunione, una comunione sacramentale che lega ciascun sacerdote in modo indissolubile ad unità con Cristo, come se fossimo un'unica persona in Cristo. Ma non vorrei soffermarmi su aspetti teologici, ma vorrei partecipare dei ricordi personali che ho di padre Nino, un ricordo personale della sua bella persona che vorrei richiamare. Un primo ricordo vado indietro nel tempo, quando ero proprio ragazzino. Posso dire che la prima ordinazione sacerdotale che io ho visto e assistito è stata proprio la sua, il 16 ottobre del 1977. Rimasi colpito da questo piccolo personaggio. Sappiamo come padre Tomasello era piccolo di statura. Mi ha colpito la sua commozione in questo giorno tanto solenne, lui così piccolo, che davanti alla grandezza del ministero che stava per ricevere sentiva quella commozione e gioia. E questo segno forte della sua commozione mi ha sempre accompagnato. Ero piccolo, mi preparavo al sacerdozio e fra me e me dicevo: com'è bello poter vivere quello che ha vissuto lui. Poi gli anni, dei primi anni del sacerdozio, insieme a padre Greco c'era l'occasione di condividere qualche pensiero, qualche
qualche, come dire, momento di pastorale, noi eravamo ancora seminaristi, ma lo guardavamo come i sacerdoti più giovani che ci formavano, erano per noi delle guide. Ed è molto bello questo, quindi il primo ricordo, la sua ordinazione sacerdotale. Il secondo ricordo, la sua obbedienza e la sua devozione ai sacerdoti che lo avevano guidato. Aveva una grande devozione per Padre Greco. Padre Greco, il suo maestro, il suo padre spirituale, colui che lo ha accompagnato negli anni della vocazione, della preparazione al sacerdozio, e per tanti anni visse sotto lo sguardo di questo padre. Ed è bello che per noi sacerdoti c'è il richiamo che non siamo dei funghi che nasciamo dal nulla, ma abbiamo sempre un rapporto molto bello con un sacerdote più grande che ci ha guidati, e ognuno di noi, penso, nella vita sacerdotale ricorda quel maestro di vita. Stasera vorrei invitarvi a pregare per lui. Certamente continua dal cielo a guardarci tutti, ad avere nella sua preghiera la sua cara Biancavilla, le parrocchie dove lui ha esercitato il ministero. Il Signore sia con voi, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.